nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Alberto Bellelli nella trincea sanitaria. Ha difeso i Ramazzini opponendosi al taglio della terapia intensiva cardiologica prospettato dal PAL. La razionalizzazione, ha detto, deve partire da Modena. Finalmente è riuscita la nona edizione di Ostetrici in Cucina. La cena solidale pro buona nascita si è svolta all'Istituto Nazareno. Menù a base di pesce e una giuria di VIP alla valutazione dei piatti. L'occupazione soft degli studenti superiori di Carpi, liceali immobilitati in massa, mentre all'ITIS la partecipazione ha lasciato a desiderare. Qualche piccolo danno al Meucci, unica nota stonata, la lite in piazza con i giovani del PDL. Il comitato Parco Lama si è costituito formalmente in associazione. Dalla giunta però arrivano segnali contraddittori, nessun no esplicito al progetto, intanto però si pianifica l'edificazione dell'area. Anche quattro imprese di Carpi tra i vincitori del premio Fedeltà al Lavoro promosso dalla Camera di Commercio. I premiati sono Vilca Fantuzzi, Gualtiero Guidetti, Giorgio Giglioli e Mobili Dallari. Anna Molinari, neo cavaliere del lavoro della Repubblica, protagonista della serata degli auguri organizzata dal Lions Club Alberto Pio. Alla stilista è stato conferito il titolo di socio onorario. Romano Prodi a Carpi per presentare l'ultimo libro di Franco Mosconi, La rondine e la piuma, scegliere la traiettoria nel governo dell'economia. L'incontro si è svolto in San Rocco. www.meteocarpi.it è il portale creato dalla nuova Imballaggi Cavicchioli. Ha fra i 1500 e i 2500 accessi al giorno. Contiene indicazioni su temperature, pressione, umidità e molto altro ancora. Parte la discussione consiliare sulla manovra economica 2011, un bilancio decurtato per il trasloco dei servizi sociali, oltre 2 milioni di minori entrate da aggiungere all'ICI che non c'è. Si è parlato di etichettatura e della recente modifica delle normative in merito nell'incontro organizzato all'Auditorium Gloria da CNA Federmoda, il seminario introdotto da Tamara Gualandi. La profumeria Sabbadini, storico punto vendita in via San Francesco, compie 30 anni. Corrado Sabbadini e la moglie Bruna Sanpietri, i fondatori, hanno trasmesso la passione per il commercio al figlio Patrick, nuovo titolare. Almodovara approda il comunale con Tutto su mia madre, riadattamento teatrale del film. Lo spettacolo è in programma dal 17 al 19 dicembre. Protagoniste Elisabetta Pozzi ed Eva Robbins. Ed è tutto per questa settimana, grazie dell'attenzione e arrivederci.